Nel Vangelo di oggi, preso da Marco al capitolo 9, dal versetto 30 e seguenti, leggiamo: «Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti». Nel Vangelo di oggi Gesù rivolge una domanda ai suoi discepoli: «Di che cosa stavate discutendo lungo la strada?» Una domanda che anche oggi può farci: «Di che cosa parlate quotidianamente? Quali sono le vostre aspirazioni?» Essi, dice il Vangelo, tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. Come nei discepoli di ieri, anche in noi oggi si può riscontrare la medesima discussione. Chi è il più grande? Gesù è semplice nella risposta. Se uno vuole essere il primo, ossia il più grande, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. In poche parole, chi vuole essere grande serva gli altri e non si serva degli altri. Gesù sconvolge la logica dei discepoli che pensano ai primi posti, al desiderio di superiorità sugli altri, dicendo loro semplicemente che la via autentica si vive nell'impegno concreto con il prossimo, cioè servendo. Servire significa in gran parte avere cura delle fragilità. Servire significa avere cura di coloro che sono fragili nelle nostre famiglie, nella nostra società. Come ci ricorda Papa Francesco, sono i volti sofferenti, indifesi e afflitti che Gesù propone di guardare e invita concretamente ad amare. Amore che si concretizza in azioni e decisioni. Essere cristiano comporta servire la dignità dei fratelli, lottare per la propria dignità. Per questo il cristiano è sempre invitato a mettere da parte le sue esigenze, aspettative, i suoi desideri di onnipotenza davanti allo sguardo concreto dei più fragili. Servire coloro che hanno bisogno di ricevere e non hanno da restituire, questo è importante. Accogliendo chi ha i margini trascurato, accogliamo Gesù, perché Egli sta lì e in un piccolo, in un povero che serviamo, riceveremo anche noi l'abbraccio di Dio. A tutti una serena e buona giornata nella pace del Signore.